Ciao a tutti, stiamo parlando con i Tumenti, che è la troupe che ha postazione a Ussò. Ciao ragazzi, come va? Ciao, tutto bene? Qui ci stiamo divertendo moltissimo. Il posto in cui siamo capitati è veramente stupendo, sembra di essere in un paese in cui il tempo si è fermato e quindi per il nostro lavoro sta andando più che bene. Come, a che punto siete? Ma in realtà abbiamo il giù è fatto, diciamo così, stiamo montando. Ok, quindi le riprese le avete concluse? Le riprese sembrerebbero concluse, sì. È bello il vostro sì. Sembrerebbero, che lascia... Sembrerebbero concluse, sì, vediamo. Vediamo, quando avremo finito di montare capiremo se abbiamo fatto qualche cavolata, se siamo a posto, ecco. Poi in realtà ci sono dei personaggi del paese che sfuggono un po', per cui vediamo se riusciamo a fare queste riprese oppure se invece resteranno lì. Ecco, infatti ti volevo appunto chiedere come vi sembra che risponda la comunità. Allora, la comunità ha risposto benissimo, anche quelli che ci sembravano un po' più, come dire, rosti, avevamo un po' paura a insistere, sono dimostrati gentilissimi, carinissimi. Però ecco, abbiamo due personaggi particolari, molto molto particolari, che vedremo un po'. Vedremo col giorni, diciamo. Esatto, vedremo tra oggi e domani se riusciamo ad averli. Ok, rimarrà un punto di mistero fino a sabato, quindi immagino. Esatto. Senti, invece per quanto riguarda un po' la storia di Ussò, la tradizione, in qualche modo vi ha ispirati? In realtà no, devo dire no. O meglio, la tradizione e la storia in sé no, però il posto e le attività svolte qui sicuramente hanno fatto il caso nostro. Perfetto. E invece per quanto riguarda quelle che potrebbero essere delle difficoltà, nel senso ne avete incontrate di qualsiasi natura, intendo? Ma devo dire che sembrerà strano, ma ogni giorno ci sembrava di, come dire, se tutto fosse lì per fortuna, ecco, perché abbiamo avuto delle sorprese inaspettate che erano davvero favolose. Immaginarcele o comunque a pensarle prima non le avremmo mai trovate, invece il caso ci ha davvero aiutato moltissimo. Il tempo invece climatico come vi sembra? Vi sta dando una mano o è ostile? Anche quello rientra in queste cose del caso, quindi della fortuna, che ci hanno molto 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 aiutati, sì, assolutamente. Beh, meno male allora. Sì. Vedremo poi come andrà, però da Ussò diciamo che abbiamo avuto tanti bei regali, come dicevo prima, sì. Invece io ci provo, ma voi sentitevi liberi. Avete magari qualche anticipazione da darci? Vedete un po' di esercito, un po' di movimento, ecco. Un po' di movimenti militari, esatto. Allora non vediamo l'ora di vederlo sabato sera. Bene, anche noi non vediamo l'ora di farvelo vedere. Senti, un'ultima domanda. Il tempo inizia a stringere e noi volevamo un po' sapere se la vostra squadra inizia a sentire l'agitazione che sale. Ma per come ti dicevo prima, siamo stati davvero molto fortunati, quindi diciamo che il lavoro l'abbiamo quasi finito. E almeno avremo anche il tempo di lasciarlo lì per, non so, una mezza giornata senza pensarci, senza guardarlo e poi dare l'ultimo tocco finale. Ecco, diciamo che no, non siamo molto agitati per quello, siamo stati fortunati, abbiamo fatto tutto abbastanza in fretta e quindi il più è fatto, ecco. Beh, benissimo allora. Vi auguro un grande in bocca al lupo e buon lavoro. Anche a voi, buon lavoro da Ussana. Ciao. A sabato. Ciao.